Allora, cari amici, noi oggi dovremo fare tutta una serie di interventi che però riassumeremo, perché intanto abbiamo già parlato dell'importanza della cambiale sociale e di quanto sia importante la questione monetaria oggi in Italia e nel mondo. Adesso ne vogliamo fare piccole digressioni, fermo restando che stasera presenteremo anche una denuncia che però qui non anticipiamo perché l'aveva anticipata prima Orazio. Allora, che cosa vogliamo fare? Per quanto mi riguarda, io devo fare tre o quattro commenti che sono piuttosto importanti. Il primo riguarda la notizia che è passata attraverso tutti i TG di un tale che si è visto recapitare una bolletta dell'ACEA di 65.000 euro. Allora, per noi non è una novità, perché lo ripetiamo qui e mi auguro che qualcuno dica il contrario, ma lo dimostri però, l'ACEA è un'associazione per delinquere, da noi più volte denunciata, non solo, ma io ho vinto una causa contro ACEA. ACEA non ha pagato l'avvocato né le spese processuali, per cui dovremmo fare un'altra denuncia contro ACEA perché non ha pagato queste cifre. L'ACEA stessa ha tagliato la corrente indebitamente perché aveva mandato una fatturazione di circa 12.000 euro, abbastanza vicina a quelle 65.000 ovviamente, per una persona che abitualmente spendeva per parcella massimo 50 euro 60 euro, essendo un'anzianissima persona. Quindi questo per dire, hanno tagliato indebitamente, non lo potevano fare perché la persona è anziana, e questa è tutta una sequenza di cose che ci porta di necessità a dire che qualora venisse qualcuno di ACEA a fare qualcosa nella mia casa, non torna a casa vivo, no, non torna, glielo dico subito, cercate. Vabbè, di non diciamo venire. Sano, dai, non essere così drastico. Sano. Beh, se crederà di essere morto, poi diranno che in realtà era in coma. Allora, e questa è la prima cosa. Per quanto riguarda appunto il coma, sta girando una notizia che a noi è piaciuta moltissimo di una persona. Di una signora. Di una signora che si è. Di oltre 60 anni. Sì, che si è risvegliata dal coma dopo qualche annetto. 4 anni. Esattamente. Allora, la chiamano coma, la chiamano quello che te pare. Anzi, c'è qualcuno che in TV, in una bellissima trasmissione di Estate in diretta di ieri, vi consiglio di andare a vedere perché finalmente abbiamo avuto un prete che è veramente una persona saggia e non soltanto un prete, che oltretutto ha detto dei concetti a noi molto congeniali, che ben poco hanno con la dottrina del cattolicesimo, soprattutto quella dottrina che si basa sul fatto che i preti possono vendere i posti in paradiso, cioè nell'aldilà. Perché come ha detto, tutti i sciamani. Esattamente. Non è cambiato niente da 24.000 anni fa ad adesso. Sì, ma gli sciamani si accontentavano un tozzo di pane, chiamavano tozzo di pane. Questi vogliono i milioni, vogliono i soldi. E ricordiamoci bene che in Italia un'alta percentuale delle morie portano alle regalie ai preti. Ricordiamoci. Quel bellissimo aforismo di Napoleone che dice che i preti parlano tanto del mondo dell'aldilà e del fatto di avere la trascendenza col mondo attuale, e quando invece sono quelli più attaccati ai beni terreni e vogliono a tutti i costi le prebende. Esattamente. Allora questo. Non scordiamoci la lotta feroce che fecero i giacobini in particolare contro la Chiesa cristiana cattolica, dei redditi di fondiari della Chiesa, della Chiesa cattolica francese e assimilabili a quelli nobiliari, non dimentichiamocelo. Non a caso buona parte dei giacobini erano preti spretati, non a caso, perché sapevano perfettamente tutto. E su questo argomento poi prenderemo la parola perché è molto importante. Ma questo è un bellissimo argomento che oggi è attualissimo. Esattamente. Allora, ogni tanto capita appunto che ci sia un prete saggio, un saggio uomo, un saggio anziano, e questo prete proprio ieri ha detto l'inferno, e citavo un caso, l'inferno è qui, non è in qualsiasi altra parte, l'inferno è Aleppo, e invece il paradiso è qui, in questa persona che è stata assessita dai suoi parenti, mano nella mano, mani nel corpo, per quattro anni ininterrottamente. E lei percepiva ed era cosciente. Esattamente. Allora,
Abbiamo detto questa faccenda qui per una serie di ragioni. Primo, perché ovviamente si è scatenata non a caso una operazione mediatica che noi abbiamo ampiamente condannato e continueremo a combattere, e nel caso stranissimo, no, quindi era tutto ampiamente preparato, di una ragazza che avendo rifiutato lei o i genitori, purché sia, la chemio, sarebbe morta. Allora, intanto noi diciamo, cari amici, di andare a vedere anche quello che abbiamo detto, l'ho detto anche ieri nell'intervista che voi vedrete che ho fatto assieme all'avvocato Cerchiara. Secondo, c'è un bellissimo articolo di Maurizio Blondet, il quale, documenti alla mano, a fa cui vedere... dobbiamo tantissima esattamente stima, da sempre, documenti una persona mano, inossidabile. Documenti alla mano, letteratura scientifica alla mano, dove si dimostra che la chemioterapia è un annichilamento della persona, la chemioterapia uccide di più di quanto non faccia la mancanza di cure, e questa è la cosa assolutamente più importante. Io disgraziatamente l'ho vissuta con mia sorella, lo dico eternamente, perché mia sorella nel momento peggiore in cui avrebbe potuto fare altre terapie, ha deciso di fare la chemio l'ha portata rapidamente alla morte. E questo è un caso, però ricordo anche che c'è stato una pubblicazione, un lavoro molto importante fatta da una USL di Bologna circa 15 anni fa, in cui si dimostrava con i documenti alla mano, l'accelerazione dei tempi di morte delle persone che avevano iniziato a fare la chemo. Dal momento in cui inizio a fare la chemo diminuiscono i tempi di sopravvivenza. Questo per dire in che mondo viviamo, in quale situazione riusciamo a vivere. C'è un altro aspetto importantissimo, perché io sono stato contestato più di una volta, perché il materialismo cosiddetto scientifico e scientista nega che esista la volontà umana e che sia l'uomo all'origine del proprio bene. E qui no, io lo posso confermare personalmente, sì. In quanto anche io purtroppo ho dovuto passare parte della mia vita attraverso le forche caudine della lotta contro un tumore. Io avevo un tumore all'antro nasale, provocato da sostanze chimiche, provocato dalla formaldeide, esattamente, che era la base componente. La formaldeide, lo sappiamo, è un noto veleno. Pronte? Ed è stato utilizzato in bassissime dosi, sì, un ottimo prodotto. Senti, lo vuoi chiamare fra un quarto d'ora? Per il mal di gola. Era oggi pomeriggio depositiamo la querela. E dimmi, dai. Obiettivamente dai. Grosso germicida. Quindi evidentemente anche lì ragioni di carattere di sopravvivenza umana hanno dovuto cambiare, a lasciare lo stesso nome, ma a cambiare le componenti. Mamma mia, troppo bella! Quindi la denuncia ha avuto effetto. Allora, come sta dicendo Orazio? Fermi! Sì, dillo subito. Allora, dillo subito. Sì, agli amici. Sì. Allora, notizia. Sì. Sì, dai, ci sentiamo dopo. Allora, notizia dell'ultimo momento, in questo istante, che le nostre denunce hanno effetto. La signora Raggi, ieri sera, è andata dal procuratore Cantone, sì, a depositare la copia del contratto sottoscritto che noi abbiamo denunciato. Che non si può fare. E quindi lei è decaduta di fatto. Grazie a noi. Sì. Ora, il fatto non è che a noi, attenzione, ci piaccia moltissimo, lo diciamo, noi siamo per la legalità, siamo contro questo sistema, leggeremo poi una cosa importantissima, però lo siamo anche utilizzando delle forze che non dico che debbano essere proprio immacolate, ma portarci giù, debbano avere un minimo di spalle coperte. Allora, siccome questa situazione, l'attuale organizzazione del 5 Stelle è troppo compromessa per poter sferrare il colpo gobbo nei confronti di questo, non possiamo accettare. Ma perché è manipolata dagli stessi poteri forti che lei dice di combattere? No, lo sappiamo benissimo. No, questo no, volge la schiena a chi la può pugnalare, questa è la realtà.
Noi ovviamente ci auguriamo che una caduta del 5 Stelle nella gestione di Roma non riporti alla ribalta quell'associazione di mafiosi, delinquenti, assassini, sfruttatori del popolo che sono collegati col PD e con la nuova sinistra, vecchia sinistra, preteschi, cattocomunisti, cattosocialisti, socialisti cattolici rinnegati o quant'altro. Noi ci auguriamo questo e può darsi che questo sia un momento particolare. Non a caso ho portato un documento che voglio leggere agli amici. No, ma questo perché... è troppo forte, guarda, sì, ci sto riflettendo. Aspetta, certo. Io ho sempre sono è una stato... vittoria, non, non, ah, guarda, non indifferente. Sono stato sempre del parere che i veri boxer, quelli che vincono... sono quelli che alla distanza, che reggono i pugni degli altri. Reggono i pugni degli altri, ma colpiscono ai fianchi. Certo. Questo è il boxer che vince. E impariamo dai grandi boxer il italiani. Il pugno estemporaneo lascia il tempo che trova e capita una volta ogni mille. Togliamo, come si chiamava? Loi. Cavicchi. No, Cavicchi no, le prendeva, cioè era troppo violento. Era romagnolo. Loi era un sardo di quelli che lo ammazzavi di botte, ma lui ne dava le più. Esatto, esattamente. Loi, ma benvenuti, questa gente qui che è riuscita a tenere alla lunga la vinci, quindi denunce per quanto si possa fare. Lo testimonia l'Unione Sovietica. Certamente. Che ha aggredito le forze enormemente più preponderanti, però ha retto per un anno e mezzo, due anni l'attacco e alla fine... anche con l'aiuto esterno degli Stati Uniti, per carità, ma con la forza di carattere dei russi, chi l'ha data ai tedeschi? Esattamente. Santa ragione. Esattamente. Allora, volevo far vedere questo libro, è questo, leggete qui quello che c'è scritto, noi siamo sempre stati di quest'idea, è la psiche che controlla. Ah, ecco, volevo dire quella cosa lì. Allora, stavo dicendo, poi sono stato interrotto dalla telefonata bellissima che ho ricevuto adesso, di informazione molto gratificante, ma stavo dicendo una cosa che mi tocca molto nel profondo, perché ogni volta che ci penso ovviamente mi viene in mente le sofferenze che ho dovuto passare, come senza volermi fare, diciamo, incensare particolarmente, ma tutte le sofferenze che passano, non solo le sofferenze fisiche, ma le sofferenze soprattutto psicologiche e sentimentali che passano tutti quelli che hanno a che fare con un tumore e che sanno che probabilmente domani non ci saranno più. Ecco, io ce l'ho avuto a 16 anni e a 16 anni morire fa veramente dispiacere, saper dover morire. Una cosa è che uno c'ha un incidente e muore sul colpo e quindi poveraccio soffre quei pochi momenti, ma uno che sa che deve aspettare 6 mesi, un anno, 2 anni e prima o poi muore, è uno stillicidio morale che consuma dall'interno. Allora lì o c'hai una grande forza d'animo con due palle, così come per fortuna, non so se... diciamo, te l'ha data madre natura. Se autonomamente è un merito mio, è un dono della natura o è qualcosa che ti si sprigiona nel momento in cui veramente hai necessità di questa funzione, fatto sta che io ho voluto vivere. Io mi ricordo che buona parte della giornata la passavo pensando dentro di me, concentrandomi, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere. Voglio vivere perché no, ho 16 anni, non conosco la vita, voglio conoscere le esperienze della gente che non so, conosce l'amore, il sesso, il lavoro, l'impegno sociale, eccetera, ed è quello che poi mi è rimasto successivamente, ed è quello che mi ha fatto sopravvivere. Io sono convinto che sono sopravvissuto quando gli altri che erano vicino a me, nei letti di degenza vicino a me, sono morti tutti. Io invece sono sopravvissuto. E perché è successo questo? Probabilmente perché quella mia rabbia interiore, quella mia convinzione di voler arrivare a un obiettivo, cosa che poi mi è rimasta sempre in tutti gli anni successivi, tuttora. Quello che sto facendo io probabilmente è ancora la coda di quella grande esperienza di vita, di anima, che ho passato nella sofferenza di quei mesi, quasi un anno e mezzo di sofferenza fra la ricerca della malattia, l'individuazione della malattia, la terapia della malattia e poi la cura, ma soprattutto la volontà di sopravvivere alla malattia.
Quindi... Allora, siccome noi siamo perfettamente convinti dell'origine psicosomatica del tumore, lo ripeto per l'ennesima volta, e questa è la ragione per cui Hammer è odiato dal sistema, cioè dalle ditte produttrici di chemioterapia, le quali comprano a suon di milioni le prescrizioni. Ricordiamoci, io lo so, ci ho vissuto in questo ambiente. Allora faccio vedere di nuovo questo, leggo quello che c'è scritto: un grande chirurgo insegna quanto ha imparato da pazienti eccezionali che hanno trovato in se stessi la volontà di guarire. E io ricorderò che molto spesso a tanti medici che sono medici ospedalieri e che stanno veramente sulla frontiera, quante volte un medico ha detto: no, lui sopravviverà o lei sopravviveranno perché loro hanno voglia di vivere. Se loro hanno voglia di vivere, sopravvivono di sicuro. Lo sanno i medici di base. Costretti a subire le pressioni dell'industria mortifera. Leggiamo una piccola cosetta qui, perché è interessante, sul sistema linfatico. Non a caso il sistema linfatico, che è il più importante... Ma io sono convinto che le endorfine sicuramente agiscono sulle cellule. Ma sicuramente, agisce tutto, lui ha una visione unitaria, come ha dimostrato il grande professor Nicola Pende, non a caso dimenticato. L'abbiamo letto, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo letto 100.000 volte. Non a caso non si parla mai di sistema linfatico. Ma è possibile che il sistema linfatico è il più importante e non viene preso in considerazione dalla medicina ufficiale? Allora, il sistema immunitario è formato da più di una... Ecco perché. Perché la prima cosa che fa la chemioterapia è distruggere il sistema immunitario. Quante persone non lo diranno mai? Quante persone... Diranno che è collaterale, sì, è un danno collaterale. E muoiono in ospedale perché... appena portato in ospedale gli fanno la chemio distrugge il sistema immunitario e il povero paziente cade vittima di quei famosi quelle varie batteri invincibili, ormai resi invincibili dall'abuso e degli antibiotici. Beh, che a mansalva e con grande superficialità continua a essere fatto, perché dietro anche lì c'è il giro dei soldi. Il sistema immunitario è formato da più di una dozzina di tipi diversi di cellule bianche del sangue concentrate nella milza, nella ghiandola del timo e nei linfonodi. Queste cellule sorvegliano tutto il corpo attraverso il sangue e il sistema linfatico. Possiamo distinguerle in due tipi fondamentali. Le cellule B producono le sostanze chimiche che neutralizzano i veleni liberati dagli organismi patogeni e aiutano il corpo a mobilitare le sue difese. Le cellule T hanno la funzione di scovare e distruggere le invasioni batteriche e i virus. Avete capito cosa fa la chemioterapia? Distrugge questo sistema! Recentemente sono state scoperte delle connessioni nervose di cui non si conosceva l'esistenza, che connettono timo e milza direttamente con l'ipotalamo. Inoltre, è stato provato che le cellule bianche reagiscono direttamente ad alcune delle sostanze chimiche che trasmettono i messaggi fra le cellule nervose. Studi eseguiti sugli animali hanno confermato l'evidenza anatomica del diretto controllo da parte del cervello sul sistema immunitario. A chi lo dobbiamo dire? A chi lo dobbiamo cantare? Lo dobbiamo cantare nelle chiese, al posto del Te Deum. Dove dobbiamo andare? Due gruppi indipendenti di ricercatori hanno utilizzato tecniche pavloviane di condizionamento per determinare i cambiamenti di risposta. Ecco, Pavlo, per esempio, è un teorico che è quasi misconosciuto, no? C'è il riflesso condizionato, lo utilizzano. Noi sappiamo gli usi che sono stati fatti, soprattutto dal centro Tavistock, del riflesso condizionato, perché è vero. Comunque, due gruppi indipendenti di ricercatori hanno utilizzato tecniche pavloviane di condizionamento per determinare cambiamenti di risposta da parte del sistema immunitario. Al centro medico dell'università di Rochester, lo psichiatra Albert Adair e l'immunologo Nicholas Cohen hanno ripetutamente somministrato a delle cavie razioni di acqua addolcita con saccarina, cui era stato aggiunto un farmaco immunodepressivo. Dopo un po' di tempo, la soppressione delle risposte immunitarie poteva essere terminata nelle cavie, attenzione, anche attraverso la somministrazione di semplice acqua dolce.
Nel corso di una ricerca svolta per il National Institutes of Health, la dottoressa Novera Herbert Spector è riuscita a produrre un condizionamento analogo inducendo i topi ad aumentare le loro risposte immunitarie in presenza di odore di canfora. Allora, è lì il discorso. È il cervello che manda. Non volete sentire queste frasi nostre? Continuate. Vi auguro tutti di prendere la chemioterapia. Prendete la crema della terapia e sarete felici, riposerete per l'eternità in un bellissimo e meraviglioso cimitero e ci toglierete dai coglioni. Siccome stiamo qui per parlare di cose serie, facciamo vedere alcuni libri, perché quando noi parliamo, qui abbiamo un libro che tutti i nostri amici dovrebbero leggere. Gianni Barbaceto, il grande vecchio, Baldini e Castoldi, questo è stato pubblicato niente meno che, ve lo dico subito, costava ancora in lire nel 1993, bene, tutto quello che sta emergendo adesso è scritto qui, va bene? Questa è una frase che vogliamo leggere perché gli è costata la vita. Il grande vecchio, il vecchio della montagna, intende? No, il grande vecchio e tutti quelli che stavano dietro a tutte le operazioni italiane, che sono quelli che comandano ancora oggi. Qui c'è la frase di Pierpaolo Pasolini, quella che gli è costata la vita. Io so i nomi dei responsabili. Petrolio. Io so, no, questo era un articolo che lui l'aveva pubblicato. Sì. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 69. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra, cari, in attesa di debita benedizione, no? Ecco, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho prove, non ho nemmeno indizi. Bravo Pierpaolo Pasolini, il quale credeva di salvarsi le terga, parte delle terga, intendiamoci bene, quelle superiori, le altre non erano salve, e non dicendo che non aveva indizi, l'hanno ammazzato lo stesso. Ma noi siamo informati, ecco, siccome noi abbiamo detto tante volte... Questa è una delle pagine più tristi. Ma che tristi, più vere. Eccola qua. Certo, ma anche più scandalosi, più tristi, più abominevoli della storia italiana. Il libro consta di ben 300 pagine, finito di stampare nel mese di luglio 2003 presso Giovanzana, Cisano, Bergamasco. Io mi limito semplicemente a leggere una notizia relativa a un personaggio che oggi qualcuno cerca di far dimenticare, però ce lo ricordiamo benissimo, anche perché... Salvatore Giuliano? No, Bernardo Mattarella. Ah, beh, come no? No. Non fia mai che certe dinastie vengono a mancare. Allora... Chi era Bernardo Mattarella? E questo è scritto uno molto... dei ma... Lascialo lì. È il papà. Allora, noi abbiamo... Il paparino. Il precedente Presidente della Repubblica che aveva... ascendenze comprovate, amici, chi me lo chiedesse telefonicamente gli dirò per quale ragione ho saputo la conferma, che era figlio, che poi strano perché uno che poi dopo aver figliato questo stronzo è diventato frocio, ma tutta un'altra questione. E quest'altro è, siamo qui, allora, Bernardo Mattarella, nato il 15 dicembre 1901 a Castellammare del Golfo, Trapani. Avvocato, nel 1919 entrò nella fila dell'Azione Cattolica, giungendo a ricoprirvi incarichi direttivi fin anche a livello nazionale. Nel 1924 fondò nella sua cittadina la sezione del Partito Popolare Italiano. Durante il fascismo osservò un atteggiamento di dignitosa resistenza morale alla dittatura. Molto dignitoso, tanto con gli amici si vedeva comunque, no? In trattoria, a bere un bicchierino di vino, a scambiarsi certe opinioni, no? In quel paesello lì, no? E con gli amici che erano emigrati prima, no?
non aveva dei rapporti con quelli di quel paesino lì che erano emigrati? Non vi dico dove erano emigrati i suoi amici. Dopo lo sbarco, immaginate. Allora, dopo lo sbarco, oh, questo lo dice questo, è un libro ufficiale, amici, non è uno scritto da uno di noi. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, Mattarella riorganizzò la DC e ne divenne presidente, assumendo anche l'incarico di assessore all'assistenza e beneficenza al comune di Palermo. Non dopo lo sbarco, prima dello sbarco. Beh, prima dello sbarco, durante lo sbarco. Però non dimentichiamoci mai. No, perché lui lo sapeva molto prima sbarco, che ci sarebbe stato lo sbarco. Esatto. Comunque non dimentichiamoci mai che, malgrado queste strane amicizie, la resistenza della Sicilia allo sbarco è durata 2 mesi. Un mese e qualcosa, né più né meno che i tempi utilizzati dai tedeschi per conquistare l'intera Francia, o più o quanto ne contava. La difesa della Sicilia, gli storici asserviti al potere, c'è stata, e come? Esattamente. E ci sono stati anche parecchi morti. Esattamente. Fece parte dell'Assemblea Costituente, è forse per questo che l'erede è Presidente della Repubblica, è stato consigliere della Costituente, è il diretto, come dire, interprete delle istanze di questo erede, veramente, veramente, tant'è vero che si è fatto eleggere questo tale Presidente da un Parlamento che lui stesso aveva detto essere illegittimo, per la contraddizione che non consente. L'ossimoro assoluto. Fece parte dell'Assemblea Costituente il 18 aprile 1948, venne eletto deputato nella circoscrizione Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. E te li consiglio, d'altronde tal padre e tal figlio, le elezioni avvengono lì, in questo bel ambiente, quello vero autentico crogiolo di sana costituzione. A maggio divenne sottosegretario ai trasporti, fu poi rieletto in altre 5 legislature e ricoprì incarichi di ministro. Siamo sempre nei trasporti. È stato ministro della difesa, mi pare. No, assolutamente. Siamo sempre nei trasporti, perché? Perché all'epoca il ministero dei trasporti contava molto di più. Appalti a tutto spiano. Non solo appalti, ma il controllo dei trasporti. Oh, ricordiamoci, cari amici, che le autostrade ancora le devono fare adesso, in certe zone, o no? O se nel caso qualche autostrada è stata fatta, vedi caso, sì, ma non è solo appalto, è il controllo del territorio. Chi controlla le autostrade? Chi controlla le ferrovie? Controlla il territorio. Non a caso le ferrovie in Sicilia sono antidiluviane. Non solo. No, da Palermo a Messina ci vogliono ancora 4 ore. Ma non solo. Ma quando i signori del Risorgimento costruirono le loro ferrovie, ti ricordi che noi facemmo una bellissima lettura, interpretazione di un libro che io avevo sulle ferrovie americane. Come no? Dicendo che c'era una strana similitudine nello stesso periodo, parlavamo di Bill Cody, esattamente, nello stesso periodo i signori che poi divennero i signori dell'usura avevano costruito le ferrovie negli Stati Uniti d'America, vedi caso, erano ferrovie che andavano dal sud al nord e dal nord al sud per trasportare derrate alimentari, prodotti da vendere, dal sud al nord per importare manovalanza, schiavi. Allora, le cose sono più o meno uguali, perché laddove costruiscono un nuovo pezzo di autostrada cade una montagna, laddove costruiscono un viadotto cade un pezzo del viadotto, o no? Allora dice, vedi, hanno costruito anche appena finite e terminate di costruire. Sì, hanno costruito male. No, hanno costruito intenzionalmente. Hanno costruito benissimo. Sapevano qual era la colonna che doveva cadere. E malgrado tutto, posso anche pensare che dentro quelle colonne c'è qualcuno. Ci sia qualcuno che però, attenzione, le ossa rafforzano, il cemento. Il cemento viene rafforzato con le ossa umane, soprattutto quelli che vengono poi messi nelle colonne di cemento armato con un sasso in bocca, non col cazzo in bocca come fanno altri, ma col sasso in bocca.
Nel 1971 venne raggiunta a Montecitorio, attenzione, attenti, è qui la storia, che bella. Nel 1971 venne raggiunta a Montecitorio dalla notizia del rapimento del fratello da parte della mafia, no? Dei concorrenti, diciamo. Del suo figlioccio, Giacomo Caruso, abitante a Trapani, compresa allora, qui c'è scritto in questo libro, di non essere più invulnerabile. Fu colto da infarto e poco dopo morì. Capite come si muore in Sicilia, cari amici? O di pistola, o di mitra, o di lupara, o di un infarto che arriva quando ti dicono che il tuo figlioccio è stato rapito da... No, ma è stato rapito e parla. Sì, oh, parla, però. E soprattutto parla. È lì, è rapito, gliene frega un cazzo. Ah, certo. Parla. Sì, parla o sparla, oltretutto. Dovremmo dire tante altre cose, non le diciamo per il momento, però alcune cose... Vedete, questo è Rinascita. Uno dei vecchi numeri. È uno dei vecchissimi numeri ed è il numero del giovedì 30 maggio 2013, 3 anni fa, vediamolo perché è interessante. Certe cose erano già state previste e preannunciate. Eccolo qui, cosa c'è scritto? Vendesi. Penisola vista mare. Vista mare. Soleggiata più giardino uso pascolo 60 milioni di pecore, tutto come previsto, tutto come previsto. 60 milioni di pecore, adesso sono 70, capito? Ecco. Voglio dire che è talmente bello questo vista mare, perché adesso c'è il grosso problema che vogliono impossessarsi delle coste italiane, delle battigie, cacciandone gente che ci lavora da generazioni, 3-4 generazioni e generazioni, cacciandoli, capito? Che avranno pure le loro pecche, ma comunque sia, ma hanno portato lavoro, hanno richiesta, portato benessere, turismo. Se tu togli questi qua, quanto resta del turismo? No, quanto resta dell'Italia, dell'economia italiana, oltretutto. Perché l'industria ce l'hanno tolta, il commercio ce l'hanno tolto, rimane solo il turismo. Esattamente. E questo è un turismo d'élite. No, aspetta, il turismo poi è relativo, perché i grandi alberghi di Roma sono tutti di proprietà straniera. Sì, vabbè, oltretutto sì, quello è un turismo, come dire, cittadino. Quello che non interessa è invece il turismo balneare, certo. Quello che porta ricchezza è il turismo balneare, cari amici, capito? Perché viene della gente col piacere di stare lì. Poi ovviamente, siccome tutte le città italiane sono città d'arte, uno che viene per andare a fare i bagni va anche nel retroterra. Io penso alla mia Romagna e la Sant'Angelo di Romagna, Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo di Romagna. Io sono stato, bello. Bellissimo. Certo. Dove mi dicevano di recente, io sono stato a Cesenatico una settimana e mi dicevano certi amici che Ravenna è la terza città turistica d'Italia. Prima c'è prima c'è Roma, poi c'è Venezia e poi c'è Ravenna. Ecco cosa significa. Prima di Firenze? Sì, prima di Firenze. Certo, perché c'è il mare. Vanno al mare e vanno a visitare Ravenna. Ravenna è una città bellissima. Quello. Vanno al mare e poi vanno a visitare Ravenna. Se non andavano al mare, a Ravenna non ci andavano manco bene. No, a parte Ravenna ci sono delle cose che... Sì, ma uno non ci viene. Ravenna ad andarci solo per quello. Uno non ci viene espressamente. A parte certi tedeschi. Teodorico. Sì, vabbè. A parte... E dove la trovi? A parte di certi tedeschi che vengono qui per onorare la memoria del grande re Teodorico. Però il 90% degli stranger arrivano per fare il bagnetto e dopo essersi bagnati i coglioni vanno in balera, ballano tutta la notte, il giorno dopo magari se c'è un po' di nebbia, il pomeriggio fanno un viaggetto. Esattamente. Allora, e con questo c'è anche la tomba di Dante, ricordiamocelo, certo, bene, certo. C'è anche Santa Apollinare in classe, ricordiamocelo bene. E allora si è parlato, cari amici, e qui questo vogliamo concludere, si è parlato... Non ho mai capito perché Santa Apollinare in classe. Classe era il paese? No, ci sono due Santa Apollinare. A Ravenna c'è Santa Apollinare in classe, che siamo andati a visitare con il nostro amico l'altro giorno. Abbiamo anche fatto ottime fotografie. Che sta a Classe, il paese Classe, 5 km da Ravenna. Il paese si chiama Classe perché era la base della flotta. Flotta romana. Della flotta romana. Romano-bizantina. No, dopo, ma tutte le lotte che ci sono state anche in funzione di quel porto. Certo. Ma era soprattutto ai tempi di Augusto. Era tipo il porto di Adriano che sta qua a Ostia. Esattamente, bravissimo, esattamente. Aveva la stessa funzione. E copriva tutto l'Oriente. Il porto Adriano, bisogna andarlo a vedere perché è importante. Sì.
dovremmo fare quel via, ma ci sarebbe andiamo lì a Ossa Antica e ci facciamo il giretto. Ci sarebbe talmente tanta roba da fare. Oh, l'altra cosa interessante è che proprio a Classe sono iniziate degli scavi, e cui ci ha lavorato anche mio cugino, degli scavi circa 20 anni fa, 25 anni fa, non prima, e sta uscendo fuori una marea di roba. Tra l'altro, e questo lo voglio dire per chi lo voglia sia interessato alla questione, ci sono delle fotografie aeree con raggi infrarossi dove si vede esattamente, siccome il porto è stato coperto dal limo del Po, perché tutta quella valle lì, tutta quella Ravenna, almeno 5-8 metri di sono 6 chilometri di distanza dal mare, laddove prima il mare era lì. Ecco, ricordiamoci bene, in 2000 anni il mare si è spostato di 6 chilometri e mezzo. Allora, cioè, chi lo vuol vedere, ho detto queste cose. Siccome abbiamo parlato di direttorio, si è parlato di direttorio, vi voglio far vedere una cosa che è questa. Questo è uno dei libri più belli che siano stati scritti sulla Rivoluzione Francese, e vi leggerò che cosa succede quando si parla di direttorio. Prima però voglio fare una premessa. Il Movimento 5 Stelle è nato... ti interrompo un attimo, voglio dire una cosa. L'altro mi è venuto in mente, mentre parlavo di Pasolini prima, l'altro ieri sera hanno fatto una ripresentazione del Satyricon. Ah, pensa. L'ho rivisto a distanza di tanti anni ed è veramente un bellissimo film. Ah, sì, eh? Sì, veramente un bellissimo film. Così come l'opera Il Satyricon è una delle denunce più feroci dei parvenu romani, per la razzaccia che comanda oggi a Roma. È la stessa cosa. La descrive Trimalcione, la cena di Trimalcione. È la cena di quel che poi si vede in tanti film di Alberto Sordi, oltretutto, no? Dove si vedono questi parvenu assatanati. Tu pensa, nel 68, quando è uscito, o 69, grande artista, è stato un film che ha scardinato tutta una serie di incrostazioni ideologiche. Esattamente. Di come si dice? Di, no, la parola più giusta è incrostazioni ideologiche. Sì, cioè proprio di marasma conoscitivo, ecco. Certo. Non c'era una... piaceria, buonismo ideologico precedente rispetto alla romanità, che copriva le porcate che fanno questi. Esatto, esattamente, che è riconducibile al fatto attuale. Esattamente. È veramente, cioè, si vede proprio il paradigma fra diciamo la metafora fra l'allora ed adesso. Esattamente. Allora, per quanto riguarda i 5 Stelle, si è parlato di direttorio. Allora, le parole non emergono casualmente. Ci sono stati commenti, controcommenti, interessante, sono stati alcuni commenti che si possono vedere tranquillamente su internet, su YouTube e compagnia cantante. Ricordiamo però che le organizzazioni sociali, e perché il Movimento 5 Stelle potrà aver fatto degli errori, ma non cadrà certo con la caduta di questa amministrazione comunale qui. Movimento 5 Stelle, colpo della sesta, questo non c'è un bel dubbio. È fuori discussione, però non ritorneranno certo le canaglie di prima, come ho detto prima, non ritorneranno più, la botta c'è stata. Oh, perché noi vogliamo parlare di direttorio? Perché nel momento in cui è entrato in crisi il sistema partito, o pseudo partito del 5 Stelle, si è parlato di un direttorio. Allora, siccome il Movimento 5 Stelle trae la sua come dire, identità che gli è stata data dal duo che noi conosciamo, che gli dava un'identità di democrazia diretta. Di apparente. Ma comunque... Di dichiarata. Sì, ma comunque, ma comunque non c'è la democrazia diretta. Assolutamente e non ci può essere e non ci sarà mai. Nel momento in cui tu devi prendere delle decisioni, le decisioni devono essere prese da un numero... Da chi ha capacità di prenderle. Comunque da un numero ristretto di individui, i quali devono avere una specifica legittimazione. È chiaro che... Il Movimento 5 Stelle nasce con questo principio di impraticabile democrazia diretta, si consolida con una firma fatta nei confronti di due privati, che è tutt'altro, è tutto dire. Sì, tutt'altro che democrazia e men che meno diretta, è chiaro che qui qualche cosa deve uscire fuori. Non a caso, spontaneamente, perché queste cose avvengono spontaneamente, si è parlato di direttorio. Allora io voglio leggere che cos'è stato il direttorio, quello vero, quello che originario, all'origine della storia contemporanea
perché la rivoluzione francese è all'origine di tutto quello che è avvenuto 200 anni dopo. Lo vogliono riconoscere o meno? Lì c'è il crogiolo, così come, e ricordiamocelo bene, il crogiolo dell'impero è stato il secondo triumvirato. Dicono quello che vogliono. Io l'ho sempre sostenuto. Assolutamente. È chiaro. Direttorio. Regime della Francia. C'erano tutti i prodromi per poi scaturire allora, per forza nell'impero. 2000 anni, 1000 anni di impero nascono col secondo triumvirato, che prende atto del fallimento del primo triumvirato e procede apparentemente sulla falsariga del primo triumvirato, ma in realtà crea altre cose. Crea altre molto importanti. La riforma dell'esercito, per esempio, è stata la cosa principale. Oltre qui. Allora, direttorio, regime della Francia, dal 4 Brumaio, anno quarto, 25 ottobre 1795, era già stato fatto fuori Robespierre, ricordiamocelo bene, al 19 Brumaio, anno ottavo, 10 novembre 1799. Quindi il direttorio, i direttori, sono stati dal 95 al 99, 4 anni. Il direttorio è il frutto della Costituzione dell'anno terzo, quindi intanto all'origine era già una Costituzione. Era già una restaurazione. In parte, in ogni caso era una Costituzione, quindi necessità di fare una Costituzione. Erano 3 anni che erano senza Costituzione. Praticamente. La Costituzione è nata con la Rivoluzione Francese, intendiamoci bene. E non quella pseudo riforma costituzionale che vuole questo bamboccio di Renzi, che sta provocando una rivolta generale. Man mano uno si rende conto che Renzi è uno stronzo, incomincia a prendere coscienza, incomincia e dice: oh cazzo, perché mi stanno inculando? Così, appunto, ci ha pensato pure D'Alema e te dico tutto, capito? Vabbè. Il potere legislativo è in mano a due camere, il Consiglio dei 500 e il Consiglio degli Anziani. Ricordiamoci sempre, cari amici, che quando si incomincia a parlare di riforma della Costituzione c'è qualcosa che bolle in pentola. C'è sempre. C'è una che non è quelli che non fanno quelli che stanno proponendo la riforma. Esattamente. Vuol dire che c'è un qualcosa, un sentire comune che incomincia a prendere piede e di cui il potere teme la rivoluzione. Tanto è vero che la riforma costituzionale fatta attribuire all'idiota e all'idiotessa, ma l'idiotessa poi da mettersi di mani nei capelli. Hai Davide, così. Sì, sotto le mutande, però hai Davide, perché non si sa mai, potresti trovare delle cose che non li potevi immaginare. Allora, qui non è chiaro che il sistema vuole che l'Italia abbia un governo che può comandare dittatorialmente, perché il sistema, cioè il sistema occidentalista usurocratico, sta crollando in una maniera che ha un'accelerazione giorno dopo giorno. Allora loro vogliono almeno avere l'Italia, un paese di pecore, che probabilmente sta lì belando in attesa di essere tornato. Ma non sempre, perché è vero che negli ultimi decenni noi di rivoluzioni e di sovversioni ne abbiamo fatte centinaia, capito? Nel corso dei millenni. L'Italia insegna. Capito? Il potere legislativo è in mano a due camere, il Consiglio dei 500 e il Consiglio degli Anziani. Già anche questo vi fa capire che il Consiglio... Basta ricordare con la dirigenza. Esattamente, no? Che il Consiglio dei 500... O Masaniello, no? Che il Consiglio dei 500 era comunque di 500 persone. Certo, teniamo presente che la Francia d'allora aveva circa 22 milioni di abitanti. Esattamente, 500 quindi persone. Quindi erano una rappresentanza né più né meno proporzionale a quella che abbiamo noi oggi. Esattamente. Che vogliono distruggere. Esattamente. L'esecutivo appartiene a 5 direttori eletti dalle Camere e rinnovabili per sorteggio uno per anno. È bello questo, per sorteggio viene rinnovato uno. Quindi gradualmente di questi direttori. Ogni cinque anni cambia direttamente. Completamente. Però la continuità rimane. Costituito grazie al decreto dei due terzi da vecchi membri della Convenzione, è ovvio, perché i vecchi membri della Convenzione sono ancora quelli sopravvissuti, certo, della lotta civile, certo, interna, certo, ai rivoluzionari, certo, cioè robiesperristi e giacobini, i sopravvissuti ed antonisti, certo, i sopravvissuti continuano a comandare, continuano a star lì, sono sempre loro.
il direttorio è un regime continuamente minacciato sia da destra, diciamo, che da sinistra. Alti e bassi a secondo del favore, a secondo del momento. Esattamente. Allora, il direttorio è un regime continuamente minacciato sia da destra che da sinistra, che non è in grado di raggiungere una maggioranza durevole ai consigli, a causa del rinnovo annuale di un terzo di questa assemblea. E quindi anche questa è una pecca intrinseca al rinnovo. Dice, bisogna rinnovare, bisogna vedere che ci metti, però. Certo. Che cosa rinnovo? Quando quello che arriva, nuovo, capisce un cazzo, non sa niente, è stato preso cosiddetto dal popolo per una democrazia apparentemente... Questa rotazione pensata in questo modo è quella ottimale, sì. Perché mantieni stabilità, mantieni sì, coerenza... Sì, però non riuscivano a concludere niente però con questa... si potrebbe ridurre il numero delle rotatorie, certo, cioè certo. Dei rotativi, delle persone che ruotano. Certo, certo. Nel 1797, ricordiamoci che Robespierre la guerra, è stata fatta fuori guerra, nel 94. La guerra contro l'Italia del 97. Attento, sì, ma qui non c'entra col direttore. No, vabbè. Sì, nel 1797. In cui Napoleone ha sbaragliato, che doveva fare una guerra, i savoiardi e gli austriaci. Certo, e tu vai a vedere Napoleone, quello che ha fatto Napoleone. Ha fatto un culo tanto. L'immagine di Napoleone sul cavallo rampante è quella lì. Di David, non a caso. Oh ragazzi, mi hai ricordato una cosa, l'altro giorno. Io sono la forza, sono lì. L'altro giorno hanno fatto vedere in televisione la biografia di David, la quale incomincia con l'analisi, questo filmato, del quadro sulla morte di Marat, e dove c'è il critico d'arte che dimostra come in David c'era appunto l'intento di creare un messaggio visivo di carattere politico. E tra l'altro, andatevelo a vedere, la morte di Marat è copiata da certi quadri della morte di Gesù, perché doveva colpire l'immaginazione popolare a favore, ovviamente, collettivo, cioè. Esattamente, a favore di Marat, intendiamoci, a favore dei rivoluzionari, dei giacobini, del sacrificio del capro, no? Che poi c'è l'evoluzione, quindi c'è l'evoluzione fino al punto in cui David, da esponente rivoluzionario robespierista, come peraltro è sempre stato Napoleone, arriva erano ad avere amici intimi, quindi, esattamente, come potevano essere? E non poteva non esserlo, certo. Napoleone non poteva perdere un propalatore della sua ideologia come è stato il David, che passa da questi due quadri fondamentali, che sono i più importanti. Gli altri potremmo anche passarli in un secondo ordine. Il primo, che è appunto quello che hai detto te, Napoleone a cavallo col cavallo rampante, cazzo dritto in alto, in alto, in onore del grande Priapo, e l'altro che è l'incoronazione di Napoleone imperatore, che si prende la corona e se la mette in testa per da solo suo, no, perché circondato, il Papa era pure prigioniero, esattamente, circondato da tutti i notabili. E mi sembra, siccome abbiamo parlato prima di Ravenna, andatevi a vedere la processione che c'è a San Vitale, dei mosaici di San Vitale, dove si vede appunto l'incoronazione di Teodorico. No, Teodorico non c'è, no. È venuto dopo la processione, dove c'è l'imperatore e l'imperatrice, e stanno lì, la processione, è la stessa, concettualmente la stessa. Ma non era Teodorico, però no. Mi ricordavo che c'era l'imperatore. Teodorico, assolutamente. All'epoca in cui sono state costruite queste chiese, comandava, c'era l'esarcato. Sì, lo so. E quindi c'era l'imperatore d'Oriente che comandava. Certo. Quindi, Teodora, ad esempio, Teodora, sì, Teodora la puttana, vabbè. Esatto, ex puttana, vabbè, lì è un altro discorso. certe donne le puttane diventano anche imperatrici, no, come dimostra certa gente che c'è oggi al Parlamento italiano, insomma, tanto per certe signore, diciamo. certe signore molto molto onorevole. Alto locale. Allora, nel 1797 il colpo di Stato di Fruttidoro permette di allontanare la minaccia realista, quindi siamo a 1797, c'è ancora la minaccia realista, perché le cose non è che sono definitive, di definitivo non c'è nulla, chiaro? No, definitivo, di tagliato. Non c'è nessun taglio, esatto, nella storia, esatto. Mai nessuno finisce una, sì, cosa e inizia, i monarchi c'erano sempre stati, come dimostra la restaurazione dopo Napoleone,
oltretutto, certo, perché è rinata la monarchia. È durata 15 anni, anzi 21 anni. Oltretutto. Allora, nel 1798 l'annullamento di una parte delle elezioni, chiamato talvolta colpo di Stato di Fiorile, attenzione, permette di eliminare i neo-giacobini tornati in forza. Quindi i neo-giacobini tornano in forza e gli annullano le elezioni, tanto per cambiare, non è che, capito, è chiaro. Nel 1799 i consigli si prendono la rivincita con il colpo di mano di Pratile, che obbliga alle dimissioni 3 dei 5 direttori. Va che strano. Il 18 Brumaio, momento tra i più fondamentali della storia dell'umanità, al termine di questo stesso anno pone fine al direttorio con un ultimo colpo di Stato, che è quello di Napoleone. Vedete, cari amici, che la storia è fatta sempre. Il colpo di mano dei capitani e dei colonnelli. Esattamente. E di Napoleone, soprattutto, che non c'era Napoleone, aveva voglia a fare colpi di mano. In politica interna. Napoleone c'ha una mente strategica. Beh, eccezionale. Politica eccezionale. In politica interna, il direttorio fa quadrare. Non a caso anche lui era italiano. Dai a te, certo. In politica interna il direttorio fa quadrare i conti con la bancarotta dei 2/3, fa la disastrosa esperienza dei mandati territoriali e ristabilisce la moneta metallica, spingendo il paese in fasi successive di inflazione e deflazione acute. Quindi quando noi parliamo di moneta, di politica monetaria, non diciamo delle quisquilie. È storia. La storia si fa così, come ci insegna anche la Repubblica Romana e l'impero soprattutto. La moneta è importantissima, ecco perché bisogna che ce l'abbiamo in mano noi e non lasciarla in mano a loro. Ma è semplicemente la moneta è la rappresentazione della forza dello Stato. In politica estera deve sostenere la guerra contro l'Austria, interrotta per poco tempo dalla pace di Campo Formio, e le spedizioni di Irlanda ed Egitto, fallita l'una, riuscita l'altra. Per quanto riguardava appunto la politica estera, cioè la guerra, c'era la guerra campagna d'Italia, mi pare che sia qui la voce Italia, e volevo leggere, perché tu hai parlato di Napoleone, bisogna dire chi è questo personaggio. E vediamo qui se qui Italia armata, sì. No, sì. Sì, sì, questo qui. Attento, perché è importante. E campagna armata d'Italia, costituita nel 1793 sotto il comando di Biron, l'Armata d'Italia fu comandata in seguito da Kellerman, grande generale francese e diciamo pure della Sassia. Della Sassia, infatti c'aveva il cognome tedesco, sì. Brunet, Carteux, Digumier, Scherer. Il teatro dell'operazione si limitò al litorale e all'entroterra della Riviera Ligure finché Bonaparte prese il comando e trionfò con 2 campagne memorabili. Ecco chi era Napoleone. Italia, campagna d'Italia. Imposto da Barras, uno dei grandi dei vari direttori, uomo di destra totale, sopravvissuto alle purghe robespierreane, alla testa dell'Armata d'Italia all'inizio del 1796. Bonaparte è incaricato di una semplice operazione di diversione, mentre il grosso dell'Armata repubblicana è occupato a combattere contro gli austriaci in Germania. Con grande stupore di tutti, e quello è il punto, è lo stupore che vince. Sarà l'Armata d'Italia a decidere le storie della fine del conflitto. Con meno di 40.000 uomini, Bonaparte batte gli austriaci a Montenotte e a Dego, il 12 e il 13 aprile, e i sardi a Millesimo e a Mondovì, 13 e 21 aprile. La Sardegna firma la pace poco dopo. Allora Bonaparte marcia contro gli austriaci, li respinge a Lodi il 10 maggio ed entra a Milano. Tutte le altre potenze italiane trattano col vincitore. Come sempre si fa. Bonaparte assedia l'esercito austriaco a Mantova. Una prima armata austriaca di rinforzo, guidata da Wurmser, è sconfitta a Castiglione e a sua volta bloccata a Mantova. Una seconda armata, comandata da Alvinczi, è battuta ad Arcole il 17 novembre.
di ritorno con truppe nuove, Alvinzi viene nuovamente sconfitto il 14 gennaio 1797. Gliela date finché non hanno proprio detto basta. Esattamente. Il 2 febbraio Mantova si arrende, padrone dell'Italia del Nord, Bonaparte si dirige verso le Alpi. Si trova a 100 km da Vienna quando gli austriaci si rassegnano a concludere la pace. Cari amici, così si fa. Le guerre si fanno così, capito? Il genio strategico di Bonaparte si è manifestato in questa campagna. All'inizio del consolato si svolge una seconda campagna d'Italia. Teneva sempre la cavalleria di rincalzo per ultima. È lì che... Nella primavera del 1800 che si concluse con la vittoria di Marengo, il famoso vittoria di Marengo, da cui nacque il famoso Marengo, moneta ancora storicamente valida. 8 grammi e qualcosa di... Del 14 giugno. Era la doppia aquila praticamente, esatto. Russa. 8 grammi d'oro. Che ancora vanno in giro, E i marenghi sono ancora monete di... Cioè, non è che ce l'hanno tutti, ma se uno ha un marengo, altro che cambiare sociale. Guarda, un grammo d'oro oggi, a valore quotazione ieri, vale 38,48. Esattamente. Quindi, siccome era 8 grammi, 30, diciamo 40 euro a grammo per 8, 320 euro. 320. Solo di oro sono 320 euro. Esattamente. E infatti il Marengo è un punto di riferimento, tutt'oggi è un paragone, cioè ci sono due punti essenziali, ricordiamocelo, perché il Marengo fu coniato anche in Italia. Sterlina d'oro e Marengo, quelli sono i punti di riferimento. Dopodiché, cari amici, noi abbiamo chiuso, crediamo di avervi detto molte cose, vi invitiamo eventualmente a ragionarci sopra e a dire la vostra, perché noi, come dicevamo... La nostra la diciamo sempre. Lunga la strada, corta la via, voi dite la vostra che io ho detto la mia. Sia sempre lode al grandissimo Dio Priapo. Dio Priapo. So long. Speriamo che ci stia. Mi sembrava di sì. Niente qua. Funge ancora.